complicare il terribile momento dell'Aquila Calcio, ormai certa di dover disputare i play-out, c'è la grana tifosi contro giocatori. Nello specifico non si placano le polemiche sul conto dell'attaccante Salvatore Sandomenico. La curva rosso-blu aveva messo il veto sul giocatore dopo lo screzio avvenuto tra un gruppo di tifosi e Chirieletti e Sandomenico nel post di L'Aquila Siena. Le indagini avevano portato la scorsa settimana alle diffide per 8 componenti della curva e per il calciatore Chirieletti e suo padre. Solo Sandomenico, coinvolto nella zuffa, era stato graziato dalla questura e questo non è andato assolutamente giù ai tifosi, che avrebbero voluto che la società mettesse fuori rosa il calciatore per la partita di domenica contro la Lucchese e per la restante fetta di stagione. Così non è stato. Il gruppo organizzato dei Red Blue Eagles ha deciso di non entrare allo stadio e a completare una giornata a dir poco horror ci ha pensato lo stesso Sandomenico. In campo per soli 30 minuti prima di farsi espellere per pesanti proteste verso l'arbitro. A questo punto, considerando come minimo 2 giornate di squalifica, per Sandomenico la stagione potrebbe già essere conclusa. Una tegola pesante per Carlo Perrone, appena tornato sulla panchina rossoblu e che oggi dirigerà il suo primo allenamento.